Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura parleremo, andando tra pochissimo in diretta da Pescara, della sanità e soprattutto di un argomento molto caldo, quello delle liste di attesa. Vedete Paolo Renzetti che è proprio nella sede della ASL di Pescara. Buon pomeriggio Paolo e soprattutto buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Linea a te. Grazie, grazie Alfredo, un buon pomeriggio ovviamente a te, ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo all'esterno dell'ospedale civile di Pescara con il direttore generale della ASL Antonio Caponetti e con Bruno Ciuca, responsabile unico delle liste d'attesa per quanto concerne proprio la ASL di Pescara. Io partirei ovviamente dal dottor Caponetti per parlare, come diceva anche il collega da studio, dottor Caponetti, di un argomento che in queste ultime ore è sicuramente molto caldo. Molto sentito quello che riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa perché si sta tornando gradualmente, gradatamente verso la normalità, però c'è questo problema e non è un problema da poco delle liste d'attesa, ovviamente dopo l'emergenza sanitaria. Certamente, con l'emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere quelle visite che normalmente l'azienda offriva e quindi si sono accumulate una serie di richieste che nei prossimi mesi dobbiamo cercare di risolvere in qualche modo. Quindi c'è un accumulo di visite pregresse e ci sono anche dei problemi legati al fatto che le visite che abbiamo ripristinato comunque richiedono dei tempi più lunghi per rispettare le normative in materia Covid, quindi è necessario un doppio impegno, uno di recupero e uno di ridurre il possibile incremento legato proprio al fatto che le visite vanno distanziate, che nelle sale d'attesa devono essere presenti pochi utenti e questi utenti devono essere trattati con tutte le accortezze richieste dalla normativa anti-Covid. Quindi ci sono una serie di problemi importanti che interessano questa ASL, ma tutte le aziende ASL di questo paese ovviamente. Ovviamente un problema che riguarda, come diceva lei, anche le altre ASL abruzzesi. I numeri sono numeri sicuramente importanti e per abbattere queste liste di attesa, dottor Caponetti, la Regione ha varato un programma che prevede anche visite nei giorni festivi e anche fino alle 22. Quindi orari prolungati e giorni che normalmente sono dedicati al riposo e alla festa, che verranno utilizzati, verrebbero utilizzati per cercare proprio di andare incontro all'utenza. Sì, la Regione ha dato delle direttive di massima che poi devono essere calate in ogni azienda, tenendo presente le realtà di ciascuna. Tra le ipotesi di lavoro c'è anche quella di incrementare le ore di lavoro e eventualmente di poter interessare anche i giorni festivi. Questo compatibilmente con le necessità di recupero che abbiamo in tanti nostri operatori che hanno vissuto dei mesi intensissimi e faticosi, per cui dovremo valutare opportunamente tutte queste possibilità cercando di offrire un prodotto utile e necessario. Io entrerei ancora più nello specifico con Bruno Ciuca, responsabile proprio delle liste d'attesa del RUA dell'ASL di Pescara. Parlavamo dei numeri in apertura di questo collegamento. Per quanto riguarda l'ASL di Pescara ci sono oltre 40.000 prestazioni da erogare, arretrate, e per quanto riguarda invece la totalità delle ASL abruzzesi arriviamo a oltre 200.000. Allora, noi come dato attuale abbiamo all'incirca 41.000, oltre 41.000 prestazioni da recuperare che sono state oggetto della sospensione ai sensi delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Chiaramente la situazione regionale, i numeri delle altre ASL devono essere ancora comunicati. Credo che compatibilmente col numero dei residenti siamo in un ordine molto vicino a quello dichiarato dall'ASL di Pescara in questo momento. Come dicevamo anche prima, insomma, c'è questo progetto, questo programma che è stato stilato dall'assessorato alla sanità che ovviamente prevede un allungamento dei tempi per quanto riguarda le visite e anche la diagnostica. Tra l'altro ci sono anche quei ricoveri
non urgenti che erano stati rinviati proprio nel periodo dell'emergenza e a cui ora dovrete in un certo senso far fronte? Sì, la recente ordinanza numero 76 del Presidente della Giunta regionale dà le indicazioni di massima alle aziende sanitarie i criteri per la riattivazione e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri secondo la normativa delle classi di priorità. Quindi se fino a questo momento, fino al 20 giugno, noi abbiamo erogato solo le prestazioni che avevano determinate classi di priorità, ad oggi possiamo riattivare diciamo anche le prestazioni sia in regime di ricovero che in regime di specialistica ambulatoriale in classe programmata, quindi cosiddette non urgenti. Chiaramente noi dobbiamo tener conto, come diceva il direttore generale dottor Caponetti, anche delle prescrizioni vigenti e delle linee guida in materia di contenimento di quella della diffusione del Covid, e quindi tutta una serie di prescrizioni che vanno finalizzate alla sicurezza e degli utenti e anche degli operatori sanitari, che credo che sia un aspetto molto importante far lavorare in sicurezza anche i colleghi che erogano le prestazioni. Certo, io prima di dare la linea anche ad Alfredo Primante allo studio coinvolgerei nuovamente il dottor Caponetti anche per un'altra questione, perché ovviamente noi parliamo dell'ospedale di Pescara, ma della ASL di Pescara fanno parte altri due ospedali, ospedale di Popoli e quello di Penne. Qualche mese fa, dottor Caponetti, avevate avviato un progetto che aveva dato ottimi risultati per quanto riguarda l'ortopedia, unendo le forze degli ospedali di Penne e Popoli, sotto la guida, se non ricordo male, del dottor Palmieri. Lo stesso progetto potrebbe essere esteso anche ad altre specializzazioni, come per esempio otorino. Però, tornando all'ortopedia, qualche mese fa questo progetto coordinato dal dottor Palmieri mi sembra abbia dato ottimi risultati. Da quello che abbiamo potuto vedere in effetti è andato così, anche se era una soluzione che è stata osteggiata. Abbiamo pensato che, considerate le risorse disponibili, potesse essere una soluzione a dei problemi altrimenti irrisolvibili. È possibile l'estensione di questo approccio anche ad altre specialità. Per quanto riguarda Torino, recentemente abbiamo nominato il dottor Berni responsabile di una WOSD, quindi un'unità territoriale con autonomia rispetto alla WOC di Torino. Sono dei modi che, per cui con risorse non modeste si cerca di rispondere a delle carenze di territori che altrimenti non sarebbero opportunamente serviti. Così facendo, tra l'altro, dottor Caponetti, si risparmierebbe anche, ma si darebbe anche la possibilità a questi due ospedali di mettere, diciamo, in evidenza le loro specialità, le loro peculiarità e anche le loro eccellenze. Sì, assolutamente, si tratta di mettere assieme delle forze che da sole non basterebbero a reggere un servizio, quindi facendo sinergia possiamo assicurare ad entrambe queste due nostre zone importanti comunque delle specialità che altrimenti potremmo o non potremmo permetterci o potremmo permetterci con grandi difficoltà. Quindi è un approccio che, ripeto, può essere utile, può essere ripetibile, stiamo vedendo come estenderlo. Alfredo, il dottor Caponetti ovviamente a nostra disposizione, anche Bruno Ciuca per qualche domanda da studio. Sì, avevo un paio di domande per il dottor Caponetti. La prima, tornando all'argomento liste d'attesa, riguarda le problematiche che genera questo tipo di recupero che si deve fare e se come ASL hanno in qualche maniera fatto già una roadmap per cercare di capire come riuscire ad accorciare il più possibile i tempi per gli utenti. Questa è la prima domanda. Poi dopo la risposta le farò anche la seconda, che riguarda un altro argomento. La soluzione semplice non è un problema nostro, ribadisco, un problema nazionale che con il dramma Covid si è esteso dovunque con risvolti importanti. È chiaro, per recuperare ci vogliono risorse che la Regione ci ha promesso.
Quindi con le risorse, con qualche migliore organizzazione, coinvolgendo i privati accreditati, pensiamo di recuperare. E chiaramente non è una, è una cosa tutt'altro che semplice. Tenete presente che le liste d'attesa, il problema di liste d'attesa era già esistente prima del Covid, e quindi con i problemi che ci ha portato questa emergenza abbiamo avuto un'accentuazione di un problema già esistente, quindi non c'è una soluzione facile, non c'è una soluzione semplice, non c'è un'unica soluzione, quindi cercheremo di mettere in atto tutto quello che c'è possibile, e a questo punto è assolutamente indispensabile che vengano dallo Stato centrale, dalla nostra regione, risorse aggiuntive per poter assicurare la soluzione del problema. La seconda domanda invece riguarda i tamponi. Volevo sapere se è entrata a pieno regime la macchina che avete lì nel laboratorio di riferimento vostro. Sì, la macchina è funzionante. La macchina è funzionante, ma assieme ad altre macchine, per cui abbiamo una potenzialità importante a questo punto, ma non è solo una questione di macchine, è una questione di reagenti, è una questione di personale che deve far lavorare queste macchine, quindi anche qui nulla è semplice. C'è pure da dire che ormai da giorni i casi positivi sono pochissimi o nulla, quindi in questa fase il problema è sotto controllo. È importante che siamo pronti ad affrontare una possibile recrudescenza che potrebbe esserci nei mesi autunnali. Quindi abbiamo adesso un sistema rodato che potrebbe affrontare in modo molto migliore dell'inizio una possibile ulteriore emergenza, di cui poco sappiamo, nel senso che nessuno sa poi se questa emergenza ci sarà o no. Comunque ci stiamo armando per affrontarla, e questo è molto importante. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, per chiudere, a proposito di questo argomento, dottor Caponetti, poi chiuderemo con Bruno Ciucca. Attualmente quanti sono i positivi ricoverati all'ospedale di Pescara, nell'ospedale Covid che è stato di recente inaugurato? Sì. Sì, la nuova struttura, sono stati trasferiti in questa struttura i pazienti Covid che avevamo nel monoblocco, sono sotto a 30 in questo momento, le condizioni sono discrete e progressivamente si andrà a una riduzione di questi ricoverati, e però anche lì è importante adesso avere a disposizione una struttura pluripotenziale che dovrebbe sostenerci in modo significativo all'occorrenza, e ripeto, l'occorrenza potrebbe essere nei prossimi mesi autunnali. Bruno Ciucca, per chiudere, tornando all'argomento principale, quello delle liste d'attesa, si va verso l'estate, verso i mesi caldi in tutti i sensi, soprattutto luglio, ma agosto, periodo normalmente anche di ferie, di presenza di minor personale. State facendo, diciamo, i conti anche con questa questione, in vista proprio di questo progetto della Regione, proprio per la riduzione e l'abbattimento delle liste d'attesa? Dicevo, l'ordinanza 76 contempla che le aziende sanitarie predispongano dei piani per il recupero delle prestazioni oggetto della sospensione durante il periodo di emergenza Covid. Noi stiamo predisponendo, e a giorni renderemo pubblico il piano dell'ASL di Pescara, che si articolerà su vari fronti, e l'ottimizzazione e l'estensione dell'attività ambulatoriale in orario istituzionale e in orario aggiuntivo. A tal riguardo è utile precisare che noi già attualmente facciamo funzionare la diagnostica pesante, TAC e risonanza fino alle 24 tutti i giorni feriali, e stiamo attrezzando anche la possibilità, valutando, di incrementare le ore della specialistica ambulatoriale interna, i specialisti che erogano principalmente le prestazioni a livello territoriale, e in ultima analisi stiamo valutando la possibilità di collaborazioni con le strutture private accreditate che erogano in nome
per conto della ASL le prestazioni ambulatoriali. Queste, diciamo, sono le direttive su cui si sta basando il piano di recupero aziendale. Bene, con l'augurio che insomma ci possa essere davvero nei fatti l'abbattimento delle liste d'attesa per quanto concerne la ASL di Pescara ma anche le altre ASL abruzzesi, noi possiamo chiudere qui il collegamento dall'esterno dell'ospedale civile di Pescara. Ringrazio il direttore generale della ASL, dottor Antonio Caponetti, grazie ancora una volta per aver accolto il nostro invito, per la disponibilità, grazie a Bruno Ciuca, responsabile unico per quanto concerne le liste d'attesa della ASL di Pescara, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara la linea che può tornare allo studio. A te Alfredo. Grazie, andiamo avanti con il nostro telegiornale, restiamo però a parlare di sanità. Si sono riuniti presso l'assessorato regionale alcuni esponenti della FIALS Abruzzo per chiedere più considerazione delle figure professionali sanitarie che hanno affrontato l'emergenza Covid in prima linea. Vediamo il servizio di Vestina News. Manifestazione regionale della FIALS, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, che questa mattina si è ritrovata nei pressi dell'assessorato alla sanità di Pescara per chiedere di non dimenticare gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19 e lavorare insieme per un vero rilancio del servizio nazionale sanitario attraverso il riconoscimento professionale ed economico di professionisti e dipendenti. Chiediamo un rinnovo contrattuale che oramai da 3 anni che è scaduto e dignitoso soprattutto, perché gli operatori della sanità sono i più mal pagati d'Europa, è una cosa assurda chiamarci angeli e dopodiché buttarci alla spazzatura, tutti promettono e nessuno fa niente, a tutt'oggi non abbiamo nessun risultato di concretezza che abbiamo avuto noi operatori della sanità e per di più tante delle promesse anche sul Covid e tutti gli operatori della sanità privata non percepiranno secondo le linee nazionali nemmeno un centesimo che pure loro sono stati impegnati in prima linea. In tanti sono stati assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid, che fine faranno proprio questi? Avranno tutti quanti hanno un contratto a tempo determinato di 6 mesi o di 8 mesi. Questi qua, fine la pandemia, finita l'emergenza, vanno a casa. È una cosa assurda. Io credo che è una cosa che non può esistere, è una cosa che siamo nel 2020, siamo in Europa, queste cose non possono veramente esistere, perché nella sanità negli ultimi 10-15 anni c'è stato un taglio e qualcuno se ne è vantato di aver tagliato i servizi, di aver tagliato infermieri, tutti gli medici nella sanità, se ne è vantato, quella persona va ancora in giro, io direi che si dovrebbe solo vergognare. Le rette non sono state adeguate, i lavoratori vengono soprattutto anche nella ASL con l'esternalizzazione, vengono pagati con contratti veramente vergognosi, che qui andiamo dentro l'ASL, è una cosa assurda pagare le persone con i contratti della plastica, metalmeccanici, turismo, artigianale, oramai chi può se ne inventa di più per non pagare i lavoratori, ogni volta che c'è un cambio appalto è un problema perché tutti stanno con la tachicardia per non essere riassunti, è una vergogna, lo devono far finita questo modo di fare. Voltiamo pagina, ora andiamo a Francavilla che ha ricevuto l'ok da parte dell'ARTA per quanto riguarda le analisi delle acque di balneazione, confermata dunque la balneabilità per l'intero tratto che interessa il comune del Chietino, resta l'amarezza per la mancata assegnazione della bandiera blu, vediamo. Mare pulito, balneabile nell'intero tratto della costa francavillese, una bella notizia sindaco. Sì, qua siamo quasi a confine nello stabilimento dell'amico Pier Giorgio, l'Albatros, devo dire che è un piacere vedere questo mare pulito, chiaro, che non ha problemi, speriamo che continuare su questa strada e quindi venite a fare assolutamente giornate di sole e dei buoni bagni a Francavilla al mare. Una bella notizia che però fa il paio con quello che è accaduto qualche settimana fa, quando Francavilla non si è vista confermare la bandiera blu, lei sindaco ci è rimasto male? Ci sono rimasto molto male perché per l'ennesimo anno non abbiamo avuto la bandiera blu, ora stiamo aspettando le motivazioni, quest'anno ci avevamo creduto fortemente perché ritenevamo di avere tutti i requisiti per avere la bandiera blu, ma questo ci sprona ancora di più a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso, io sono convinto che il prossimo anno avremo questo giusto riconoscimento. Finalmente è partita la stagione estiva, la
stagione balneare, grazie anche alle prime belle giornate di sole. State programmando degli eventi per quest'estate e poi ci sono novità anche per quanto riguarda la mobilità sostenibile a Francavilla. Sì, quest'anno abbiamo fatto veramente tanto per la mobilità sostenibile, dai monopattini elettrici ai Figo, alle biciclette elettriche. Stiamo pensando anche di rinforzare la nostra rete di piste ciclabili. E per quanto riguarda la stagione, è chiaro, non si faranno i concerti, vivremo una stagione diversa ma comunque piena di eventi. Faremo in modo che Francavilla appetibile come in ogni estate e quindi aspettiamo numerosissimi turisti. Adesso andiamo a Teramo, lo studio Bellomo di Palermo ha consegnato al sindaco Gianguido D'Alberto il progetto definitivo ed esecutivo per il recupero del prestigioso teatro romano. La riqualificazione del sito archeologico, ha dichiarato il primo cittadino, rappresenta una rivoluzione storica per la città e per le nuove generazioni. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La rivoluzione urbanistica futura di Teramo capoluogo passa attraverso due grandi interventi di recupero. L'ex manicomio di Porta Melatina, 22.000 metri quadri che si trasformeranno in una cittadella della cultura, e il Teatro Romano, il bene archeologico più importante dell'Abruzzo. Su quest'ultimo c'è stato oggi un passaggio fondamentale. Lo studio Bellomo di Palermo, infatti, ha rimesso al sindaco di Teramo il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del prestigioso monumento. Si prospetta così la sistemazione di uno spazio cittadino per la fruibilità quotidiana, un sito di grande suggestione da dedicare anche alle rappresentazioni artistiche e teatrali. Il progetto, nella versione conclusiva, è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni indicate dalla sovrintendenza, dal Consiglio Comunale ed emerse dal confronto con le associazioni e i cittadini. Tutto pronto quindi per i successivi passaggi che porteranno all'avvio dei lavori, mentre contestualmente prosegue l'iter per gli espropri per l'abbattimento dei palazzi Salvoni e Adamoli, determinante per la realizzazione dell'intervento. L'elaborato verrà trasmesso anche agli enti finanziatori, Fondazione Tercas e Regione Abruzzo, il cui contributo è fondamentale per l'avvio degli interventi. Del risultato è stato reso partecipe anche l'onorevole Dario Franceschini, che era già stato investito della questione durante la sua precedente esperienza da ministro per i beni culturali, quando una delegazione teramana di cui facevano parte anche il compianto Marco Pannella e i rappresentanti dell'associazione Teramo Nostra a lui illustrò l'idea. Già in quell'occasione Franceschini colse il senso dell'intervento, assicurando il contributo del governo. Questo risultato è degno di un'emozione collettiva, ha dichiarato il sindaco Gianguido D'Alberto nel ricevere il progetto definitivo ed esecutivo del Teatro Romano. È sicuramente l'obiettivo più importante da noi raggiunto finora, un progetto di valore storico che i cittadini della Teramo di questa epoca, una volta realizzato, consegnano alle generazioni future. Andiamo nella Marsica ad Avezzano e torniamo ad occuparci della questione Movida e delle problematiche collegate alla sicurezza pubblica. Il sindacato dei poliziotti SILP chiede che ci siano maggiori pattuglie e un numero maggiore di agenti a disposizione per controllare il territorio, soprattutto nelle ore notturne, aumentando dunque le piante organiche in questi anni incise profondamente dal blocco del turnover. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. La tutela dei poliziotti è la cosa essenziale, perché senza tutela del poliziotto, e questo ce lo dimostrano le aggressioni dei giorni scorsi, la criminalità prende il sopravvento perché si sente impunita. Due aggressioni a poca distanza l'una dall'altra e ai danni di forze dell'ordine. Un poliziotto del commissariato di Avezzano accoltellato ad una mano a seguito di un tentativo di furto e un carabiniere preso a pugni sul volto. Prognosi ancora riservata per il militare, appuntato scelto, che è stato sottoposto ad operazione lunedì scorso, attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. E malattia tra le mura domestiche per la gente. Sappiamo che Vito Lamendola sta meglio, ma la movida di Avezzano comincia a fare male. Molto spesso la politica utilizza degli slogan dicendo di fare assunzioni e quindi di aumentare il numero delle forze di polizia. Nei fatti questo è parzialmente vero, perché purtroppo, come dicevo prima, se si assumono 1.000 persone
allo stesso tempo ne vanno in pensione il doppio, il triplo. Un ricambio generazionale e un aumento magari delle pattuglie nei weekend, anche un allungamento dell'orario di perlustrazione di controllo della zona, potrebbero essere queste le soluzioni? Uno dei, dei punti fondamentali è proprio l'aumento del controllo del territorio. Diciamo che, come dicevo prima, il questore ha predisposto dei servizi in cui non è solo la Polizia di Stato a prendere parte, ma sono anche le altre forze di polizia, molto spesso anche provenienti con dei reparti provenienti da altri posti. Siamo arrivati allo sport, il calcio di Serie B in primo piano, giro di tamponi e rifinitura questa mattina per il Pescara, nel pomeriggio la partenza per la Toscana. Domani alle 21 i biancazzurri sfideranno infatti il Pisa. Non faranno parte della trasferta Bocic e Balzano. Le Grottaglie conta di recuperare il terzino per la gara di lunedì con l'Empoli e non dovrebbe stravolgere l'assetto presentato contro la Juve Stabia. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Non ci saranno Bocic e Balzano per la partita di domani con il Pisa, pesa l'assenza del difensore, ma le Grottaglie non dovrebbe derogare dal 4-4-2 visto sabato, ipotesi Zappa quarto di difesa, davanti a lui Clemenza. Senza Balzano ovviamente io non ho un altro terzino di ruolo che mi possa sostituire Balzano, quindi cercherò di trovare qualcosa che si avvicini un po' alla prima gara, quindi potrei anche abbassare Zappa. Ma allo stesso tempo non voglio perdere Zappa di là, è un po' un gioco strano, ma devo capire, siccome ci sono due partite in una, molto probabilmente inizierò in un modo e finirò in un altro e cercare di mettere un altro davanti che mi possa fare il lavoro in ampiezza o tra le linee per poi dare spazio a Zappa, e potrebbe essere Clemenza. Pisa di D'Angelo che a Salerno ha impressionato sfiorando il colpaccio. Io mi aspetto un Pisa sicuramente diverso, che ti concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia, anche per caratteristiche, per sistema, per come interpretano la gara. È una squadra molto più di categoria da quello che ho visto, una squadra che sta lì. Ho visto sicuramente una squadra che è la Salernitana, che ha dato l'impressione di non essere, ecco, sul piano fisico alla pari del Pisa. Quello sì, Pisa l'ho visto molto più in palla, molto più brillante, molto più frizzante, e quindi secondo me la nostra gara sarà pari, partirà alla pari da quel punto di vista, e come ho detto anche la settimana scorsa, vincerà chi sbaglierà di meno. L'Arena Garibaldi è un campo tabù e il Pescara quest'anno in trasferta non ha mai pareggiato. Le Grottaglie non firma per il segno X, ma aggiunge: in effetti io faccio fatica a pareggiare. Anche in primavera mi è successa la stessa cosa, quindi o vinco o perdo, preferisco più vincere una partita, perdere una in più anche se mi scoccia perdere, che pareggiarne altre, poi magari con una vittoria è meglio che fare due pareggi, quindi quello sì, per una questione di punti, però il pareggio non lo dobbiamo mai prendere come una cosa negativa. Ogni tanto, quando non si può vincere, dico sempre, una squadra furba, esperta e saggia porta a casa anche un punto. Su margini di crescita e prospettive, le Grottaglie la vede così. Domani il margine di crescita, secondo me il 20-30% c'è ancora di crescita, considerando che ci sono 9 partite. Secondo me noi siamo una mina vagante. Se riusciamo a fare su questi punti che ci servono per metterci a posto, io credo che noi potremmo venire fuori con l'entusiasmo, perché sappiamo giocare a calcio. Facciamo subito questi 7 punti che mancano e poi cominciamo a pensarci. Adesso ci occupiamo invece di Serie D. Una parte delle squadre ha già definito i quadri tecnici per il prossimo campionato. Regna l'incertezza a Vasto e Giulianova, mentre Chieti ed Avezzano attendono di sapere in quale categoria giocheranno. Vediamo il servizio.
Avezzano e Chieti proseguono la loro battaglia per restare in Serie D. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto il loro ricorso avverso la delibera del Consiglio federale che ne sanciva la retrocessione. Esaurito l'unico grado della giustizia sportiva, come disposto dal decreto rilancio, ora i due club sono pronti a intraprendere il percorso di quella ordinaria, TAR ed eventualmente Consiglio di Stato. Ma in casa Avezzano si spera anche in un'altra strada, quella del ripescaggio. Secondo una graduatoria informale che fa leva sui punteggi previsti dalla normativa dei ripescaggi, l'Avezzano sarebbe sesto tra le squadre retrocesse. Tenuto conto che nell'ordine i ripescaggi prenderanno in considerazione alternativamente due squadre retrocesse dalla D e una seconda di eccellenza, la società di Gianni Paris può sperare, in particolare se si liberassero almeno 8 posti per il completamento della D. Intanto, con grande anticipo sui tempi e pur nell'incertezza della categoria, proprio Chieti ed Avezzano hanno definito i riferimenti dello staff tecnico. A Chieti Alessandro Lucarelli allenatore e Beppe Giglio DS, ad Avezzano Alessandro Del Grosso allenatore e Tonino Paciarella DS. Idee chiare anche a Pineto e Castelnuovo, la società del patron Silvio Brocco è pronta a ripartire da Daniele Amaulo che è tornato in biancazzurro nel girone di ritorno dell'ultimo campionato fino al lockdown dopo la separazione di un anno fa, che però non aveva incrinato il rapporto di stima tra tecnico e dirigenza. A Castelnuovo si riparte invece con gli uomini che hanno portato la matricola della Valvomano per la prima volta in D, Guido Di Fabio allenatore e Claudio Cicchi DS. A Notaresco si riparte dopo aver sognato a lungo una incredibile promozione. Non ci saranno il bomber Marco Sansovini né il tecnico Roberto Magnoni con cui si sono separate le strade. Il presidente Di Giovanni conferma Paolo D'Ercole DS ed è pronto a riabbracciare quel Massimo Epifani già avuto alle dipendenze ai tempi del San Nicolò con ottimi risultati. A Vasto e Giulianova le scelte tecniche si mescolano con gli sviluppi societari non ancora chiari. Per la panchina della Vastese si era parlato di un clamoroso ritorno, Marco Amelia, ma ora il nome più caldo è quello dell'ex agnonese Massimo Agovino. A Giulianova ci sono un paio di cordate giuliesi pronte a trattare con il presidente Bartolini e finché non ci sarà chiarezza, impossibile pensare allo staff tecnico. E Federico Del Grosso per il momento resta alla finestra. È tutto per questa edizione del TG6, le 14:30 minuti e 55 secondi. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.